Eh sì, perdiamo, usciamo da questi playoff con un grande rammarico, insomma, complimenti a loro che hanno fatto due buone partite. Noi non abbiamo fatto male, secondo me, ma è chiaro che per andare avanti bisogna fare qualcosa di più, sicuramente. E oggi ancora due gol ovviamente evitabili, però ripeto, io questi ragazzi me li tengo stretti, non voglio addossare colpe a nessuno, anzi, la responsabilità ovviamente è la mia. E ripeto, i ragazzi sono usciti a pezzi. Si può sempre dare di più, ovviamente, ma oggi, dal punto di vista dell'impegno, non posso provare niente ai ragazzi. È chiaro che quando commettiamo errori e puntualmente prendiamo gol, poi diventa difficile vincere le partite. Però in una partita in cui c'era un solo risultato a disposizione, probabilmente ci si è aspettato qualcosa in più, dalla squadra. Insomma, più cattiveria, più determinazione, più grinta, comunque più conclusioni in porta, perché se poi andiamo a vedere non ci sono state tante parate deliberate. Io sono d'accordo, ma incontriamo una squadra, secondo me, molto buona, e quindi non è che loro hanno, non è che Jacopo Bucci ha fatto le grandi parate, quindi la partita è stata ovviamente equilibrata e gli episodi ci condannano. Ripeto, loro hanno fatto una buonissima partita, ma noi siamo stati in gara, riaprendolo anche alla fine. Sicuramente potevamo fare di più, sono d'accordo, ma ripeto, questo è il calcio, non sempre quello che si prepara poi viene. I ragazzi, ripeto, ci hanno messa tutta, non è bastato. Finisce la stagione, da domani si inizierà a pensare al futuro. Il futuro di Luciano Zauri sarà ancora a Pescara, sarà lontano da Pescara. Ma è appena finita, quindi è un discorso che non abbiamo ancora affrontato col presidente. Insomma, la mia disponibilità è totale, ovviamente. Adesso lasceremo sbollire un po' la situazione, che ovviamente è lì ancora da fare, però insomma, vediamo, parleremo col presidente. Secondo te ci sono le possibilità, insomma, con questa squadra di ripartire, se tu dovessi essere ancora l'allenatore del Pescara, oppure questa è una squadra da rifondare quasi integralmente? No, da rifondare no, penso di no. È vero che ci sono molti prestiti, per cui è chiaro che andranno riviste alcune cose. La base, secondo me, c'è, bisognerà vedere poi ovviamente chi rimarrà dei ragazzi in rosa per poi vedere. È chiaro che se potessi incidere dall'inizio qualcosina in più farei, ovviamente. Faccio un'ultima domanda. Chiaramente tu sei arrivato nell'ultimo mese di campionato e quindi hai fatto l'allenatore del Pescara e guidato la squadra nelle ultime 3 giornate e in queste partite dei playoff. C'è chi parla di stagione quasi fallimentare. Secondo te, ovviamente ti chiedo anche da allenatore, ma anche da uomo di calcio, è un giudizio estremamente severo questo. Chiaramente ci si aspettava di più da questa squadra, ma si può parlare di fallimento totale o c'è qualcosa da salvare? Allora, quando si parte inizio campionato, le 4-5 che vogliono vincere ci sono, no? Tra cui il Pescara, secondo me, era tra queste. È chiaro, quando non vinci bisogna fare autocritica, però insomma, nel calcio esiste l'equilibrio, non si può andare sempre dietro ai risultati. È chiaro che ci vuole equilibrio quando si perde, è esattamente come ci vuole quando si vince. Per cui è chiaro che non c'è ovviamente moltissimo da salvare, ma nemmeno da buttare via tutto. Ultimissima, a fine partita siete andati sotto il settore dei tifosi a ringraziare questi tifosi che hanno seguito la squadra in questa trasferta non agevole, hanno incoraggiato il Pescara dal primo al 90°. Per alcuni momenti della partita sembrava di essere all'Adriatico. Insomma, tifosi che hanno anche applaudito la squadra, però hanno contestato il presidente. Ma io faccio l'allenatore, io so cosa vuol dire avere i tifosi, l'ho detto tempo fa, il tifoso rimarrà sempre, cambieranno allenatori, cambieranno i giocatori, per cui complimenti ai tifosi, ma la squadra è loro, la squadra è loro, loro incitano la squadra a prescindere dal risultato quando vedono che c'è impegno. Probabilmente oggi hanno apprezzato comunque l'impegno nonostante il risultato, quindi vanno a prescindere elogiati per quello che hanno fatto oggi, ma per quello che hanno fatto durante l'anno, secondo me.